Caro amato Mujibaba, ah, eccoti, e sicuro noi siamo, siamo stati vicini durante questi anni. Grazie di aver scritto. Tu dici: Ho immensa gratitudine per la tua guida con noi verso la libertà e la verità, e vorrei cogliere questa opportunità così. Propizie per chiederti la tua grazia e le benedizioni così da poter riconoscere appieno il sé che ogni seme di illusione che è rimasto o qualsiasi traccia di ego o di identità o di paura venga completamente bruciata e rimossa chiunque ha assaporato il nettare della verità spontaneamente ha questo desiderio di andare fino in fondo, di giungere a casa fino in fondo. Perché tu sai che questo non è un qualcosa che puoi trovare in nessun oggetto di questo mondo, lo stai scoprendo dentro il tuo cuore. Non vuoi che nulla ti impedisca di giungere al pieno di questa scoperta. E questo è un atteggiamento molto, molto bello. Tutti vorremmo un interruttore con il quale possiamo spegnere la mente, però allo stesso tempo notiamo che l'energia della mente è stata nutrita attraverso l'abitudine che tutti noi dobbiamo passare questa fase in cui siamo identificati con la mente, ma ora tu stai scoprendo che puoi fare esperienza dal, dal punto di vista della coscienza e non sappiamo per quanto tempo la coscienza è stata identificata con la mente, non sappiamo nemmeno se è una cosa più vecchia di questa vita. Alcuni dicono che abbiamo cambiato tanti corpi diversi su questo sentiero della scoperta di, del sé. Ma quello che possiamo dire è che in questa vita, in questo, in questo tempo, qualcosa ci ha chiamato a questo risveglio. E tu sei naturalmente convinto che il sé è la tua natura re reale. E non vuoi più perdere tempo vivendo nel, nei limiti della persona perché hai ricevuto il darshan, la visione di Dio e ora il tuo viaggio, il tuo sentiero è diventato un sentiero verso l'interno, verso dentro di te. Prima i tuoi sentieri, i tuoi viaggi erano verso il fuori, ma ora sono verso, verso l'interiore. A volte trovi che ci sono vecchie abitudini che riemergono, succede qualcosa e ci ritroviamo nel vecchio regime dell'identità personale. Non, non essere sorpreso perché questa è la forza dell'abitudine. Ma tu, il tuo vero sé, non si è spostato, la verità in te non si è dovuta spostare per far posto alla mente, è soltanto uno spostamento nell'attenzione e di nuovo ci ritroviamo nella vecchia identità. E non pensare che sia sfortuna, che sia una persecuzione o che sia una cosa brutta. Questa oscillazione tra la persona e la presenza succede per un po'. Nello stato della presenza ti senti così bene, così, così in pace, e dici grazie, grazie, vuoi rimanere qui. Poi succede qualcosa e il pendolo va dall'altra parte e di nuovo pensi, oh mio Dio, che succede? Sta vita è orribile, non voglio essere qui. E poi di nuovo il pendolo va dall'altra parte e dici, oh wow, grazie, alleluia, sono qui di nuovo. Vedi, questa oscillazione succede per tutti, per un periodo di tempo, è per abitudine che va avanti. Ma ora quello che succede è che quando, quando questo si manifesta, veniamo come ipnotizzati da queste vecchie abitudini ed entriamo nel ruolo della persona, poi magari ascolti il satsang o oh, grazie per la grazia di nuovo ritorni nel tuo silenzio naturale e ti senti di nuovo benedetto ti senti in pace e tutti, tutti chiedono come possiamo stabilizzarci in questa posizione aiutaci a, ad eliminare queste abitudini della mente, così possiamo rimanere sempre in questo stato pacifico. E io ti chiedo, chi è colui che soffre la mente? E noi tutti si dicono io, sono io. Ma io ti chiedo, per favore, addentriamoci, analizziamo con più attenzione, che cos'è questo io che soffre la mente? E spesso le persone si sentono bloccate, non sanno come rispondere, perché fino adesso la maggior parte delle persone non sono andate al di là di, di questo riflesso superficiale di ciò che siamo. Tutti pensiamo di essere noi stessi, ma non abbiamo mai analizzato più in profondità per vedere chi è questo io. E invece di cercare di risolvere in maniera intellettuale questa cosa, a volte sembra che com comprendiamo in maniera intellettuale, ma non, non si cala in profondità questa conoscenza. Quindi, l'esercizio che io ho dato è di sederti quieto, di lasciare da parte queste, queste cose della mente, queste intenzioni di dover cacciare la mente, di dover sbattere fuori la mente. Lascia andare le intenzioni, lascia ad andare anche questa, questi preparativi per diventare un qualcuno, un qualcosa di migliore, e anche la tua identità attuale, cioè ciò che credi di essere al momento, e anche i desideri che vorresti, quello che vorresti accada in futuro. Lascia tutto questo da una parte per un attimo, fino a che non, non, rimani, non rimane nulla che ti che tu stai tenendo con te. Fai questo fino a che non, non rimane più nulla da lasciare da parte. Ciò che rimane qui è soltanto questa sensazione di essere vuoto. Now this emptiness is not something that you see with your physical eyes. Ora questo vuoto non è un vuoto che tu vedi con, gli, con i tuoi You're è Here. You know. Adesso è qui. Naturally. You know. You know. You know. is know. You E questa sensazione di io, di io sono, non ha alcuna storia legata ad esso. Questo vale per tutti. Questa naturale sensazione, che, questa naturale consapevolezza di noi stessi, che nessuno ci ha mai insegnato, è senza alcuna storia, è impersonale. Quindi so, non quindi tu non sei un contenitore di memorie o di concetti. Ognuno di voi faccia questo. C'è soltanto la sensazione naturale dell'essere. E c'è la consapevolezza qui. Non c'è una consapevolezza di qualcosa o di qualcuno. C'è soltanto consapevolezza. Tu sai di esistere. Ma tu che esisti, che cosa sei? Osserva. Non creare, non immaginare. Comincia da qui. So, of course, the mind, habit, wants to di sicuro l'abitudine della mente vuole presentarsi, vuole dare delle risposte, ma tu lo saprai che se questo succede, e puoi ignorarla, no, non voglio le tue risposte ora, rimani così come sei. Oppure a volte la mente viene e dice. Sì, ma non c'è niente qui, che sei qui in attesa di qualcosa, non succede niente qui. Ma ora la sua voce non è. non ti influenza più così tanto perché tu hai, hai scelto di essere, semplicemente di essere, e questa sensazione di essere. Non è un verbo, non è un qualcosa che tu stai facendo. Tu sei e basta. Fai attenzione a questo. Dovunque sei, in qualsiasi città, in qualsiasi paese ti trovi, la tua esperienza è universale. È unica, è universale. Tu sei semplicemente qui. Qualunque sia, qualunque cosa sia questo che è qui, ciò che è qui. Ora io ti farò delle domande. E non è necessario mi risponda con delle parole. Voglio che tu risponda con un sì o con un no. Questo ha un potere, perché è come se tu stessi registrando, confermando ciò che hai compreso. Ora siamo qui. In the space of being. Now, may I ask you a few simple Posso questions again? Which you may answers, or no. or no. sì, Whatever is here? Un no. Is it an object a un at all? No. No. Not an object, non not è object. un oggetto. È una it a sensazione. No, not no. Feeling, Non an è object. solo una sensazione. Is it a mood? È uno stato d'animo? No, not no. no, non è uno stato d'animo. Is it personal? È personale? No, not no personal, non è personale. Personal. Thank you. It is, Qualsiasi it, cosa the, sia, the is is alcune volte lo chiamo semplicemente l'essere o essenza dell'essere, per evitare Parole che abbiamo usato tante volte e hanno le sue connotazioni. No, ciò che è qui e ora. È arrivato questo di cui sei consapevole? È arrivato da qualche parte? I'm you, I'm Vi sto guardando, you. sono con ognuno so di voi. Sto registrando le This vostre risposte. È un momento so interattivo, interattivo e posso vedere, vedere e, e sentire also. le vostre risposte. What you are aware of right now. Quello di cui What aware sei consapevole right adesso. Is there any a dei confini like at a, a un certo punto finisce so the feedback e vedo che no, no dite no no non c'è nessun confine Can it, posso chiedere this this ciò phenomenon? che è questo? Può sick? essere malato? Itself. Può ammalarsi? I miei occhi be sono be. su di voi? Yeah. Fatemi sapere. No. Ok? Disposal? Tutti quanti avete risposto? Ah, no. Sick. Non può ammalarsi. Can it ever get può deprimersi? No, non no. può. Get non può diventare depresso. Okay. Can I ask you if you are you imagining this or lo stai immaginando oppure Not lo stai imagining. percependo? Non c'è bisogno di immaginare. I'm going to take a risk and ask a question. E voglio prendermi un rischio e farvi la prossima domanda. Semplice, A un inizio c'è la sensazione che c'è like un punto beginning. di partenza? Un inizio? Sono con voi? No, no, begin, no. nessun oh, inizio. Ok, so e vediamo. Can it? Can it? Can it end or be destroyed? Può essere distrutto in qualche modo? Guarda. No, cannot, cannot no non può. Non può essere distrutto. Può essere contro di te o contro qualsiasi persona? No, non può. Molto bene. Does it have any in it at all? Ha dei giudizi? No, it has not any no, no, non ha giudizi. Può oh, appartenere a una religione particolare? Qualcuno può averne proprietà in qualche modo? Molto bene. Wonderful. Meraviglioso. Mm. Let me ask you: posso chiedervi: You are so aware presently. Ok, tu adesso sei così presente. Is it an object? I ask again. Eh, e lo voglio richiedere: è un oggetto? Can it fade? Svanire. Can it fade? Meaning significa it può disappear? gradualmente disappear? scomparire. Did it è apparso. Ah, Meraviglioso. Vedi, This is why I è per questo che ti ho chiesto di posporre tutti i tuoi pensieri, svuotare completamente la mente delle, delle solite abitudini della mente, svuotarla tutto, anche l'identità. Ma perché ti ho chiesto di essere così vuoto, vuoto, vuoto? Perché quando sei vuoto posso farti questo tipo di domande. Queste domande a cui la maggior parte delle persone non possono neanche rispondere. Nessuna università te lo può insegnare. E tuttavia, senza dover neanche pensare, voi tutti avete visto che le risposte emergono appena faccio la domanda. E perché? Ho un'altra domanda. Quanto distante è da te questo di cui tu sei consapevole? Quanta strada devi percorrere per riuscire a entrare in connessione, per incontrarlo? Nessuna distanza, nessuna distanza. Quindi, queste domande che vi sto facendo. Sono domande che ho fatto a tantissime persone in tutto il mondo, indipendente dal loro background, in che cosa credono, la religione, la loro storia e le, le risposte la maggior parte emergono dal, così del cuore il uh, 95% delle persone sono consapevoli e magari comunque solo per il momento ma diciamo che la vasta maggioranza rispondono allo stesso mondo quindi non importa se sei uomo, o donna se sei nero o bianco o qua, dove qual è la tua nazionalità qualcosa viene confermato che non può essere toccato, che non ha nessuna forma. E quindi, solo per ripetere, io vi ho chiesto a un oggetto e mi avete detto no. Ho chiesto ha una forma, a una dimensione, lo chiedo adesso, no. Nessuna. È uno stato d'animo? Eh, avete detto no. Una sensazione? No, non ha neanche una sensazione. Può svanire. Ad esempio, ora ne sei consapevole. Ma domani ti svegli. Può andarsene, può essere sparito domattina? Sto guardando? Se ne può andare? No. E poi ho chiesto si può malare e tutti avete detto no. E ho chiesto si può deprimere. La risposta è no. E ho chiesto ha avuto un inizio? No, nessun punto di inizio. E ho chiesto ha una fine? No, no, non ha neanche una fine. E ho chiesto giudizi? No, no, non ha giudizi. Io ho chiesto può appartenere a un gruppo in particolare? E avete detto no. Non è una categoria, è un gruppo religioso. Un governo può prenderselo tutto? No, no, non può farlo. Ho detto ok. Ho chiesto, vi chiedo, è nato? No è nato e posso chiedervi può morire? no no non può morire e poi vi chiedo quanto tempo ci vorrebbe per raggiungerlo e avete risposto nessuna distanza e quindi ho detto Dico, se queste sono le vostre risposte, quello che tu stai percependo direttamente, quello di cui tu sei consapevole, è il tuo proprio essere, sei tu stesso, la tua natura, nella verità. Può finire? Sei in uno stato di ipnosi? No. Quindi guarda che cosa stai verificando oggi. Quello che stai verificando da solo. Se tu, se ti piacciono capire le cose con la testa, magari ti senti un po' perso, magari dici non posso rispondere a queste domande. Ma sono felice con le vostre risposte. You are right now. Tu adesso I don't even want to say sei... You are in non voglio neanche dire se sei in contatto con questo. Perché puoi esserne separato? Look at that. Guarda. Guarda. Per la Prima volta stai dicendo la verità per la prima volta. Non hai bisogno di un'opinione. Puoi vedere direttamente, non con gli occhi fisici, con la tua conoscenza interiore e avrei, hai dovuto andare in profondità. No, per trovare questo. Questo è il frutto del satsang. Può qualcuno togliertelo? Com'è come è meraviglioso. How è veramente meraviglioso. E in che modo puoi tu essere diverso da ciò? So this is Quindi, the fruit questo of the è il frutto invitation to freedom. Alla libertà. So if I say okay, as an exercise, it's finished. Okay, e is finished. So has this gone away? Is this finished? Questa è la vera scoperta this is not del seno. Questa non è like un'opinione della mente you say it's like this. che magari oggi dice è così If e un altro I giorno dice che non è così. Weeks, se io ti rivedo tra tre settimane per other, sbaglio ci incontriamo ti servirà del tempo per ritrovare ciò che stai scoprendo in questo momento. <laughs> o nascondersi, yes. so, this is itself a joy Questa in, in just looking è una gioia, è una gioia. Confermare questo è soltanto una scoperta no. mentale, intellettuale, no, Thank you. grazie. Grazie. E quanta gioia mi dà vedervi nella vostra presenza, vedervi riposare nel vostro essere. Immagina che la mente arrivi con un grande tsunami. Può disturbare questo? Può andarsene questo. Questo è tutto ciò che devi sapere perché la mente verrà. Ed è come se cercherà di ipnotizzarti, identificarti di nuovo: a dire, Oh mio Dio, di nuovo l'ho perso, di nuovo ci sono ricascato. Io lo chiamo, chiamo il sogno questo. E come svegliarsi da questo sogno, da questo sogno? Ditemi, questo è sveglio o addormentato? No, è al di là di essere addormentato o di essere sveglio. Quanto, quanto è costato? Eh? Like this, you see. Like this. Vedi, proprio you, così. Are you in some state? E ti ho chiesto, Are siete stati ipnotizzati? State The visualizzando self? il sé? No. 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 The self be il sé non può essere so, visualizzato. Puoi provare a immaginare qualcosa, ma non sarà mai quello. Solo questo è questo. Solo questo è ciò che sei. E contemporaneamente ci è stata data l'opportunità e l'esperienza di identificarci con questo strumento, di questo corpo, per, per poter assaporare la sensazione di essere una persona individuale, separata, privata che fa esperienza degli opposti, delle emozioni, delle sensazioni, la sensazione di paura, la sensazione di paura della morte, a volte la paura della vita, la paura, vita, la paura di rimanere senza cose importanti, oppure l'esperienza di essere innamorati, l'esperienza di essere soli o l'esperienza di essere affamati, tutte queste cose dobbiamo assaporarle. Non è una punizione, ma è perché la coscienza voleva e aveva bisogno di esplorare, di sperimentare la diversità delle, della sua, del suo potenziale e di manifestare le differenze. Quindi tu devi comprendere questo. Ma devi comprendere che questo non, non c'è bisogno che si fermi nella sua, nel suo flusso, nel suo corso. Ma ora sei chiamato a essere presente, ad essere un tutt'uno qui. Dimmi, la tua attenzione è separata da questo. Questa è una domanda un po' più sottile, più delicata, perché sembra che quando l'attenzione la, va verso la mente, l'identità, tutte queste esperienze iniziano a cambiare e quelle esperienze iniziano a essere... Credute da un punto di vista, da una prospettiva personale. E ogni volta che entriamo nel stato personale, è come se questa identità eclissasse questo, questa conoscenza pura e naturale, di cui abbiamo appena parlato e che abbiamo appena condiviso. È come una maschera che sembra avere il potere di coprire il sé. Ma ora vi chiedo, c'è qualcosa che può coprire il sé? Eppure attraverso la mente sembra che il sé sia diventato un'esperienza e che ora tu l'abbia perso e che questa esperienza sia svanita. E dici, non so cosa fare. Ma questo io che appare, questo io che emerge e che dice di averlo perso, è un'apparizione nello stato di, della consapevolezza, nello spazio che tu sei di consapevolezza. E man mano che tu passi del tempo a verificare e a, resta, a marinare in questa comprensione, in questa verità, diventerà sempre più chiaro. Questo meccanismo diventerà sempre più chiaro, il punto in cui vieni, commetti questo errore. Ora che questo esercizio è finito, ditemi, il sé se n'è andato? Io continuerò a verificare insieme a voi. Se n'è andato? Possiamo giocare un po'? Immagina tu potessi andare in un'astronave su un pianeta molto lontano. Pensi che non sia lì il sé? Puoi lasciare te stesso da qualche parte? È così semplice. Eppure il mistero che quando il movimento della mente arriva è come se ci ipnotizzasse e ci facesse convincere di essere qualcosa di limitato. Ora tu hai ricevuto in te stesso, da te stesso, la grazia della vera comprensione, della, vera, della visione autentica, e anche se delle distrazioni continueranno a manifestarsi in te, si indeboliranno sempre di più man mano che tu confermi la tua vera posizione. E questa è la, è la potenza di questo. Quindi è stato. È molto bello che io abbia potuto condividere questo con voi, attraverso la vostra lettera, e che attraverso di voi sono stato in grado di introdurre di nuovo l'invito. E quando, quando, quando vi chiedo, e lo chiedo a tutti, puoi, puoi mai non essere questo? Prendetevi il vostro tempo. Prendetevi il tempo che vi serve. Mm. Yeah. Ottimo. So, thank you Napura Nishit. You. Grazie Nupura Nishit. You, ah, wonderful. For now this is very very Ah, wonderful. Wonderful. Wonderful wonderful thank you, thank you, thank you, grazie. Thank you. wonderful. Grazie, grazie. Meraviglioso. Grazie. Thank you. Thank you. Prendiamoci un momento. Anche se io dico prendiamoci un momento per rimanere con questo, per riflettere e rimanere in questo. Va bene, è un linguaggio accettabile. È a causa del linguaggio che io devo usare queste parole. Ma in realtà tu sei questo. Tu sei molto più questo che non fa qualsiasi persona che tu hai pensato di essere prima di ora. Perché la persona un giorno è così, un giorno è in un altro modo. Ma in questo spazio, se ti chiedo. Se te lo chiedo, non mi dirai mai che. Ieri eri diverso da come sei oggi, perché questo non è uno stato d'animo, non è una sensazione, non è una cosa astratta, non è un'immaginazione o una visualizzazione, non è nemmeno una convinzione o un oggetto, semplicemente è. Fai attenzione soltanto a questo. In che direzione puoi guardare? In che direzione questo può non esistere? Ottimo. Arriverà un momento in cui. Essendo giunti a questa realizzazione, a questa comprensione, e io dico che dobbiamo stabilizzarci in questo, perché questo fattore di io, di me, sembrerà che sembra essere collegato all'identità personale, che ha la sensazione di arrivare a se stesso e di uscire da se stesso. Continuerà per un po', ma magari cambierà qualcosa. Magari a un certo punto, quando ti ritrovi in uno di questi stati negativi mentali, sentirai la voce della mente e magari riderai e dirai: Cos'è quello? Cos'è questa cosa? Che stupidaggine! Chi queste decisioni? Chi è che deve fare tutte queste decisioni? Chi è che sta soffrendo questi stati d'animo? Questa è la, la potenza dell'autoindagine che ora è presentata sotto forma dell'invito alla libertà. Ed è con te. È vero? Possiamo dire che è con te. E chi sei tu? Se il sé è con te, chi sei tu? Chi sei te? Quanta distanza c'è tra te e il tuo sé? Quindi ciò che noi sperimentiamo è una sensazione di separazione che viene da anni e anni di aver vissuto nella... Nella nozione di noi stessi come persona. E ora la persona dice, Vuoi lasciarmi? E quindi a volte ritorna, e magari sembra che hai la sensazione che crea una sorta di distorsione della percezione. O dici, La mia mente non si ferma, per un po' succederà, ma dimmi. Qui succede qualcosa? È successo qualcosa qui? I'm at you. Io vi sto guardando. D. Sto guardando te D. Michael. Sto guardando te Michael. I'm looking at you, Yam. Guardando te, Joel. Joel Yam. And, Hendrick, Hendrick, and Donna, ognuno each of you. di voi. Sandy. Sandy, Julian, Marine, tutti voi. Quando è che questo verrà perso? E che cos'è che rimuoverà questa conoscenza? La sensazione di divisione tra te, la tua mente e il sé è come se qualcosa. Si fonde, si dissolve. L'idea superficiale del, del sé personale si dissolve nell'essere naturale, nell'essere puro. Sempre di più. E avrai un aspetto diverso? Beh, se avrai un aspetto diverso sarà un aspetto migliore. È una faccia che non è contornata di ansia, di paura, di desideri. Di, bisogno, di bisogni no, è quello che io chiamo tu senza di te cioè tu senza tutta quella senza tutta quella cosa soffocante e spesso quando vedo le persone nel satsang ho la sensazione di star vedendo la tua la loro vera faccia il loro vero volto non il volto dei pensieri, degli attaccamenti e delle paure, ma il volto e la compostezza dell'essere radioso, silenzioso, pacifico e saggio. Non cercare di esserlo non funziona perché anche colui che cerca di esserlo è soltanto un inganno di qualcuno che cerca di fare qualcosa. Quando io ti ho chiesto di guardare, hai fatto una scoperta, non un'invenzione. Questa è la potenza della tua osservazione. Arriverà un momento in cui soltanto questo è sufficiente, soltanto questo è un promemoria. Quando basta che ti dico perché parli in veste di persona, e immediatamente tu te ne rendi conto e dici grazie, grazie Muji. Mi sono distratto per un attimo. Vedi, per la maggior parte noi soffriamo di distrazione dal nostro essere. Questo è una specie di paradosso. Dici, come faccio a, a fondere le due cose? Io ti dico, soltanto sedendoti quieto, in unità, in ciò che è già qui, in questo riconoscimento naturale, in questa visione non duale, riposando nella consapevolezza, così facendo, tutti i guai, tutte le difficoltà, tutte le complicazioni, le complessità vengono a dissolversi nell'essere. E trovi che spontaneamente inizi a rispondere, che le tue azioni, le tue interazioni iniziano ad accadere in maniera spontanea. E fidati di questo. Perché ti dico di fidarti? Perché attraverso la mente a volte magari dici. Ma non posso gestire la mia vita in questo mondo soltanto rimanendo qui nella consapevolezza. Ho così tante cose da fare, così tante pressioni. Vedi, questo è... Questo... Hai fatto ritorno nel... nella mente in questo modo. Impara ad essere quieto, a restare calmo. Non essere frettoloso ad entrare di nuovo nella mente. Continua a fare attenzione alla sensazione dell'essere. Magari sembrerà addirittura qualcosa di troppo semplice, come se fosse una cosa ingenua, un consiglio ingenuo. Ma non avete idea di quanta potenza c'è in questo consiglio. C'è un senso naturale di essere totalmente fedele alla tua verità. Non devi andare da un'altra parte. Dovunque sei, a volte magari devi farti da parte. Farti da parte da, dal rumore del mondo e, e prenderti qualche istante per verificare il tuo essere, confermare la tua posizione. Magari richiede cinque minuti. E man mano che impari a fare questo, trovi che sei sempre più attratto a rimanere con te stesso in questo modo. Se qualcuno ti chiede cosa stai facendo, non rispondigli che stai cercando di essere un tutt'uno con te stesso, perché le persone ti crederanno matto. Digli solo che ti stai prendendo un momento per restare quieto. Non, stiamo, non vi sto trasformando in evangelisti, vi sto solo dicendo di riposare nel vostro essere, di scoprire la potenza che c'è in questo. E quanto è meraviglioso che impatto che ha questo sulle vostre vite. A volte le persone. Che sono vicini a voi, a te, non ti capiscono. E magari appena tu cambi ed esci dalla loro proiezione, è come se loro non, ti, non accettassero e che voressero di nuovo restringerti nella proiezione che hanno di te. Ma non ti preoccupare, non sudare troppo a cercare di convincere le persone a, a accettarti e a apprezzarti per quello che sei. Continua nella tua scoperta, nella tua umiltà. Ci sarà una pace in te che è innegabile. A volte le persone sono intimorite da, 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 dalle persone che sono risvegliate o da qualcuno che sta maturando nella propria scoperta spirituale. Ma you essere sorpreso che le persone go, Oh, chi pensi you sei? e tutto questo cose. E non niente di clever. Just stay in rimani nel tuo cuore. Make it, even you might feel you're being tested, anche se magari hai la sensazione di essere uh, messo just, uh, alla prova, rimani are, like con and ciò and che sei. Le tue azioni che sgorgano dalla consapevolezza avranno sempre un, una forte potenza, una bellissima qualità. Ho tutte queste lettere da leggere, ma io penso di averle risposte tutte in, questa, in questo invito. Ci sono delle bellissime lettere, ma noi le abbiamo sorpassate ora le abbiamo superate se devo ora rispondere a questa direi sì magari no, non dobbiamo addentrarsi ora nelle cose una per una rimani qui onora questo e troverai che la tua vita diventa magica ognuno di noi la nostra vita deve diventare magica perché la vita divina è magica. Non cercare di essere troppo prevedibile, troppo consistente. Chi è davvero vivo, c'è qualcosa di imprevedibile in loro ti sorprendono sempre e sorprendono sempre anche se stessi in un certo senso in realtà in realtà no, non sorprendi te stesso c'è una profonda pace in te una profonda accettazione e trovi il tuo flusso e questa è la bellezza di questo satsang non vi sto dando una lista di Istruzioni, vi sto solo indicando, riindicando a voi stessi. Inizia a gustarti l'avventura della scoperta del sé e dei frutti che vengono da questa. E rimani in questo, contemplalo. La mente dice, no, ma non hai risposto alle mie domande. Non ti preoccupare, ma tu sei qui. Non ti sto nemmeno chiedendo di. Procedere, rimani nel tuo silenzio, il sé non è nemmeno, non è né dietro né davanti, è sempre presente ed è illimitato. Io vi tengo tutti voi nel mio cuore, perché ci siamo incontrati, ci siamo incontrati nella maniera più autentica e genuina. Gli esseri umani possono incontrarsi. Non vi ho parlato di calcio, degli Stati Uniti, di quello che sta succedendo. No, questa è una cosa troppo elevata. Troverai il tuo flusso, troverai la tua maniera. Perché non sei più guidato dal, dalla luce della tua mente, ma dalla, dalla radiosità del tuo cuore, dallo splendore del tuo cuore. E magari farai degli apparenti errori, ma non ti preoccupare, non è niente di che. Saranno come degli ormoni di crescita che ti aiuteranno a scoprire dimensioni più profonde del tuo essere. Come vi sentite, ragazzi? Sì, ovviamente. Certo, sì, non sono sorpreso, non sono sorpreso. Ma arriverà un momento in cui non ti importerà come ti senti, se le tue sensazioni vengono dalla mente. E, saprai, da tu, e saprai, saprai distinguere la differenza. Ci sono delle sensazioni che emergono. Sono la fragranza dell'essere. È come se spontaneamente tu sei baciato da dentro di te. Ed è come se fossi trasportato al di sopra delle nuvole della mente. Ma questo è parte della spontaneità delle espressioni che emergono dalla vera natura. In qualche modo misterioso, non puoi spiegarlo. Non puoi spiegare questa trasformazione, questa meravigliosa grounding. Questo erradicarsi, e non lo puoi non lo devi spiegare, non devi scrivere una tesi su di questo, è soltanto la fragranza del tuo essere. Cosa farò con queste lettere? Non lo so. Quanto spesso ho aspettato per questo tipo di opportunità. Perché è la maniera più elevata in cui posso stare insieme a voi. Non pensare di avere delle domande o dei dubbi irrisolti. I tuoi dubbi sono dissolti, sono dissolti nella luce della tua presenza. Quanto spesso ho desiderato essere insieme a voi in questo modo. E se la mente viene e dice, sì, ma volevo che tu parlassi di questo. Per favore, parlami della reincarnazione, cosa succede dopo la morte. No, no, per favore, non renderti piccolo. Rimani nell'altitudine nell del tuo essere e saprai che tutto va bene. Lascialo a Dio, va tutto bene. Continua a crescere interiormente. Questa è la vera vita. Questa è essere vivi. E questo sei tu. Non sono complimenti, non avete bisogno di complimenti. La verità è sufficiente. Non vi sto facendo complimenti. Io vi sto mostrando. E voi state scoprendo per voi stessi che cosa c'è, che cosa è qui. Onor, onorate questo, dimorate in questo. Questa è la grazia, questo è stare in, con Dio in maniera diretta, questo è camminare nella verità. Sono molto felice per questa serata. Questo satsang. magari provo una domanda, it ma magari non, okay? magari non succede. Magari non succede. Guardo, da un'occhiata. Instance, I'm like this. Ad esempio, c'è qualcuno che dice, caro Muji, la pandemia mi to. ha permesso di approfondire quello che tu this, indichi e in quello che sto scoprire. E questo mi permette di avere una visione più chiara di quello che io so. non, non sono e sono molto you, grata. Uh, una delle cose che riesco a riconoscere... È che c'è un qualcosa che mi distrae, mi allontana dal sé. L'attenzione della mente porta lontano dal sé. Ma ora mi puoi dire, potete dirmi voi, dov'è che puoi andare per allontanarti dal sé? Questa è una domanda aperta a tutti. Quando hai un'identità, una posizione eh, che relativamente a quell'identità che è nello spazio e nel tempo potevi dire: Sono distratta, mi sposto, mi allontano. Ma quando hai scoperto il sé, che è ovunque e non è immaginazione, tu sei tutt'uno con esso. E non è immaginazione. Se dicessi cerca di far questo o quell'altro, no, tu l'hai ottenuto. E ora è il momento di onorarlo, rispettarlo. E come? Come farlo? La mente ti dirà come ti devi onorare. La mente stessa ti mostrerà questo è il momento di onorare te stesso. È chiaro, no? Perché tutte le volte che guardi a me, io ti mordo. Tutte le volte che mh, ti dici mh, come fare e cosa fare ti senti mordere senti con confusione con ansia e quindi rimani il sé rimani in silenzio se c'è qualcosa da sapere aspetta il tempo e i tempi di Dio i tempi divini sono in armonia con la vibrazione del cuore non ascoltare le valutazioni della mente sulla tua vita, sulla vita degli altri impara essere tutt'uno con il tuo proprio silenzio, con il tuo proprio essere, e non immaginarti che stai sopprimendo qualcosa. No, non devi sopprimere la mente, ma la puoi controllare: nel senso che senti che l'energia vuole andare là, ma tu sai, attraverso il tuo intuito e la tua sensibilità, che non è una cosa veritiera. È semplicemente abitudine, o bisogno, o so dipendenza, e così invece di fare resistenza uh, uh, rimani nel And tuo so cuore, ritornalo. Perché che cos'è? Vuole la consapevolezza? E da chi lo vuole? E so so. vedrai che tutto fluisce, e vorrei. Veramente che in questi giorni eh, la vita si dispiega in maniera naturale, che in qualche modo vorrei veramente essere in contatto con ognuno di voi e vedere come va. E voglio dirvi una cosa: sarà misterioso. Sì, vedrete, vedrete. Per la grazia di Dio lo scoprirete. E quindi, amati, amati miei, siamo così felici tutti insieme in uno. May I ask you Posso question? fare un'altra domanda. In, In questa consapevolezza. What time is it Che epoca è? Che era? Questo è quello che chiamo questa chiamo intelligenza divina. Non funziona come la mente terrena. Qualsiasi cosa tu faccia, ovunque ti trovi, tutto accade in questo reame dell'essere. Non importa, può essere una cosa veloce o lenta su giù, è un movimento nella mente che emerge e si esprime nel, nel sé mutabile. Tu sei nell'aria di Dio. E c'è una tale pace che emergerà in te una gioia non meritata, senza meriti, questa una vitalità. Il sé sì, non ti può abbandonare. Tutto va e viene, perché è il gioco della coscienza, come delle nuvole passeggere che passano nel cielo immutabile. Tu lo noterai e sarà una gioia sempre più grande. Nessuno ti può conoscere, neanche personalmente. Ognuno ha una prospettiva che non è stabile, e eh, questo grazie a Dio. Ma questo, il cuore, non è un sapere mentale, è una consapevolezza non duale. Rimani in essa, con essa, e tu sarai veramente innamorato. Ma senza dualità. Qualsiasi cosa, cosa tu faccia dalla persona a partire dalla persona non avrà mai successo, ma qua è l'amore che ti spinge e Dio che ti guida e troverai sempre di più che questo senso di separazione, di distanza si riduce sempre di più. E questa sensazione di essere alienato, separato da Dio, dalla verità, si riduce sempre più. E non sarai, non so, ti accorgerai neanche che a un certo punto si incontrano perché sei nel tuo tutt'uno. Grazie. Grazie. Vi amo, vi amo tanto. Mi avete dato veramente, donato una bellissima serata. Può essere veramente così semplice? Davvero? Può essere così semplice? Sì. Sì. Tu incarni l'amore. Io te lo voglio dire, tu sei, tu incarni l'amore, sei amore. Ma dovrai continuare a prestare attenzione, non addormentarti di nuovo. E ricadere nella mente devi continuare a confermare tutte le volte che la mente viene per metterti la prova e non lo fa per farti fallire, ma perché ne hai bisogno per sviluppare questi muscoli del discernimento e riconquistarti. E ci saranno momenti che non ti senti forte come ieri e ricordati, è una sensazione. Non dargli troppa attenzione, torna immediatamente nel cuore. E vedi cosa il cuore ha da dire. Grazie, grazie, grazie. Ora passeremo un po' con i momenti in silenzio insieme qua. Così posso registrare la vostra presenza nel mio cuore e immergermi in essa. ho <sighs> avuto a un certo punto una sensazione che mi diceva ma mi sono dimenticato qualcosa e ho visto così tante lettere e mi sono detto come faccio come faccio a raggiungere ognuno di voi e poi mi sono guardato dentro e no, non c'è niente che manca E tuttavia non c'è niente che trattengo, come, e anche tu puoi essere così, non aggrapparti nessuna forma a niente, rimani senza forma. Questo è solo per te.